Presidenziali americane. Trump vince. Cremlino, cautela su Trump. Trump eletto, Bitcoin al massimo storico. Ucraina, ora pericolo per il supporto militare? Ucraina, difficoltà con la mobilitazione. Arresti e rimpasti israeliani. Washington teme il petro yuan. Medio Oriente, Arabia Saudita in bilico. Hezbollah, nuovi attacchi contro Israele. Bangladesh, un cambio di regime targato Occidente? Enel Ansaldo Leonardo verso il nucleare. Il viaggio interstellare continua. Presidenziali americane. Trump vince. Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Rivolgendosi ai sostenitori del palco della sua residenza, il candidato repubblicano ha definito il suo movimento il più grande di tutti i tempi. Sarà veramente l'età dell'oro dell'America, ha detto. Questa è una vittoria magnifica per il popolo americano, che ci permetterà di rendere l'America di nuovo grande. Questa sera abbiamo fatto la storia per una ragione, ha aggiunto Trump. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili. E ora è chiaro che abbiamo raggiunto qualcosa di incredibile. Guardate cosa è successo. È pazzesco. Trump ha ringraziato il popolo per averlo scelto come 47esimo presidente degli Stati Uniti e ha promesso di lottare per ogni cittadino, ogni singolo giorno, con ogni respiro. Ha promesso di guidare il paese verso un futuro prospero e sicuro. Il Partito Repubblicano è anche pronto a ottenere la maggioranza in Senato. I repubblicani probabilmente manterranno anche il controllo della Camera, ha aggiunto, ringraziando lo speaker Mike Johnson per aver fatto un lavoro straordinario. Trump ha anche elogiato il suo vice, il senatore dell'Ohio J.D. Vance, per essere entrato nel campo nemico e aver fatto interviste con i media considerati ostili ai repubblicani, tra cui CNN. La vittoria di Trump apre alcuni interrogativi, tra cui il futuro del conflitto in Ucraina, che Donald Trump aveva più volte criticato, dicendo che se fosse stato presidente lo avrebbe fermato in 24 ore. Cremlino, cautela su Trump. Le dichiarazioni di Donald Trump sul fatto che fermerà le guerre dovrebbero essere trattate con cautela, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo Peskov, i politici cambiano spesso retorica dopo aver vinto le elezioni e la Russia attenderà di vedere le azioni di Trump prima di trarre conclusioni. Secondo Peskov, le aspirazioni pacifiche di Trump sono degne di nota, ma è presto per dire se saranno realizzate. Dopo la vittoria e con l'ingresso nello studio ovale, a volte le dichiarazioni assumono un tono diverso ed è per questo che trarremo conclusioni da parole e azioni specifiche, ha dichiarato Peskov. Il portavoce ha aggiunto che, poiché Washington è la principale parte che incita e continua a gettare benzina sul conflitto in Ucraina, dovrebbe essere in grado di contribuire a mettere fine a questo conflitto cambiando la traiettoria della sua politica estera, anche se Mosca non si aspetta cambiamenti immediati. Se questo avverrà e come, lo vedremo dopo gennaio, ha sottolineato riferendosi all'insieme. Se questo avverrà e come, lo vedremo dopo gennaio, ha sottolineato riferendosi all'insediamento che si svolge 2 mesi e mezzo dopo le elezioni. Peskov ha ribadito che Mosca rimane aperta al dialogo con la nuova leadership americana. Alla domanda se il presidente Vladimir Putin intenda congratularsi con Trump, Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza di piani in tal senso, notando che
a prescindere dalle promesse di Trump, stiamo parlando di un paese ostile, direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato. Il portavoce ha ribadito che Mosca considera le elezioni presidenziali una questione interna degli Stati Uniti. La Russia è pronta per un dialogo paritario con gli Stati Uniti se e quando Washington dimostrerà la serietà delle sue intenzioni di negoziare onestamente, sulla base del riconoscimento degli interessi nazionali russi, ha aggiunto il capo della diplomazia moscovita Sergei Lavrov. Trump eletto, Bitcoin al massimo storico. L'elezione presidenziale negli Stati Uniti ha provocato un rapido aumento di prezzo per la criptovaluta più popolare al mondo, il Bitcoin, che martedì ha superato il suo massimo storico sulla notizia che il candidato repubblicano Donald Trump stava vincendo la corsa per la Casa Bianca. Secondo il tasso di cambio BTC-USDT sulla piattaforma di trading crypto Binance, il prezzo del Bitcoin è aumentato di circa il 9,26%, infrangendo il suo precedente record di $73,778. In un momento, martedì, la valuta ha raggiunto quasi $75,000, per poi stabilizzarsi tra $74,2 e $74,3 mila. Oltre al Bitcoin, anche altre criptovalute, in particolare Ethereum, hanno registrato un incremento nei prezzi. L'impennata di valore arriva mentre i risultati preliminari stavano suggerendo la vittoria di Trump, come poi si è verificato. Trump ha promesso di proteggere gli investitori in criptovalute e ha persino usato il Bitcoin per acquistare cheeseburger e birra per i suoi sostenitori in un bar di New York. Trump è il primo presidente ad effettuare un pagamento usando una criptovaluta. Trump ha affermato che gli appassionati di Bitcoin sono stati trattati molto male in passato ed ha promesso un trattamento più equo per i criptoinvestitori in caso di vittoria. Ucraina, ora pericolo per il supporto militare? Bruxelles vuole attendere l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti prima di decidere sulla continuazione degli aiuti all'Ucraina, lo ha riferito Deutsche Welle martedì, citando un alto funzionario dell'Unione Europea. L'Unione Europea sta trattenendo il respiro. Il risultato chiarirà la posizione della prossima amministrazione riguardo al sostegno militare americano per l'Ucraina, ha detto il funzionario ai giornalisti a Bruxelles. Solo allora l'Unione Europea potrà definire la propria politica. Se il candidato repubblicano Donald Trump vincerà e manterrà le sue promesse di ridurre gli aiuti degli Stati Uniti a Kiev, la linea dell'Unione Europea rimarrà la stessa, sostenere l'Ucraina, ha dichiarato il funzionario. Ma se tutti i 27 membri dell'Unione Europea continueranno su questa linea è un'altra questione, ha aggiunto, probabilmente riferendosi all'Ungheria e ai suoi precedenti veti sugli aiuti europei a Kiev. Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato a lungo l'unica voce dissidente nell'Unione Europea quando si trattava di un sostegno incondizionato a Kiev. All'inizio di quest'anno Orban ha ritirato il suo veto su un massiccio pacchetto di aiuti dell'Unione Europea da 50 miliardi di euro per l'Ucraina, dopo aver subito quello che ha definito ricatti dagli altri 26 membri del blocco. Questa settimana Orban ha dichiarato che le elezioni americane sono particolarmente importanti per le relazioni Unione Europea-USA. In tutte le principali questioni strategiche, l'Europa non ha mai avuto una politica estera indipendente. È sempre stata allineata con la posizione degli Stati Uniti, ha detto in un incontro con il presidente del Kirghizistan, Sadir Japarov. Di conseguenza, l'Unione Europea è coinvolta nella guerra in Ucraina, vivendo una crisi energetica e un calo di competitività, ha aggiunto. L'Europa ha fallito nel difendere i propri interessi. L'elezione negli Stati Uniti potrebbe portare cambiamenti significativi che permetterebbero all'Unione Europea di difendere con maggiore fermezza i propri interessi, ha concluso Orban. In una campagna elettorale molto controversa, la questione del sostegno americano all'Ucraina è un argomento centrale.
Trump ha spesso suggerito di poter porre fine al conflitto in un solo giorno, portando Mosca e Kiev ad un tavolo per colloqui di pace. In tutte le principali questioni strategiche, l'Europa non ha mai avuto una politica estera indipendente. È sempre stata allineata con la posizione degli Stati Uniti, ha detto in un incontro con il presidente del Kirghizistan, Sadir Japarov. Ucraina, difficoltà con la mobilitazione. L'esercito ucraino sta affrontando difficoltà nel soddisfare le quote di leva a causa dell'elevato numero di perdite subite nel conflitto con la Russia. Lo ha dichiarato la deputata ucraina Solomia Bobrovskaya in un'intervista. Siamo in ritardo da settembre, ha affermato Bobrovskaya, membro del partito di opposizione Golos. Il tasso di mobilitazione è in calo da agosto, mentre a maggio raggiungevamo l'obiettivo di reclutamento stabilito dallo Stato Maggiore. Se i tassi di reclutamento attuali continueranno, le quote di leva per il 2024 non saranno completate. La parlamentare ha attribuito la situazione ai vertici della leadership ucraina, incluso il comandante in capo Alexander Sirsky, le cui decisioni, secondo Bobrovskaya, hanno portato a pesanti perdite al fronte e al successivo calo della mobilitazione. Ad agosto, Kiev ha lanciato un'incursione nella regione russa di Kursk, impiegando alcune delle sue unità meglio equipaggiate e più addestrate. Tuttavia, la forza militare ucraina non è riuscita a spingersi molto lontano. Attualmente, le truppe russe stanno respingendo gli ucraini nella regione di Kursk, che hanno portato circa 29.000 perdite tra morti e ferite. All'inizio di quest'anno, Kiev ha rivisto il suo sistema di servizio militare, sperando che la semplificazione della leva obbligatoria e l'inasprimento delle punizioni per la mancata presentazione potessero aiutare l'esercito a rafforzarsi dopo il fallimento della controffensiva dello scorso anno. La necessità di reclutare 500.000 persone è stata proposta dall'ex capo militare Valery Zaluzny, rimosso poi dall'incarico dal presidente ucraino Zelensky. Nel frattempo, la deputata Mariana Bezuskhaya ha proposto questa settimana la leva obbligatoria anche per le donne, per far fronte alla carenza di personale. Arresti e rimpasti israeliani. Lunedì 5 novembre, con un annuncio a sorpresa arrivato nel bel mezzo delle elezioni statunitensi, Netanyahu ha licenziato Yoav Gallant dal Dicastero della Difesa, sostituendolo con Israel Katz. Al Ministero degli Esteri, al posto del falco della guerra, è stato nominato Gideon Saar, mentre l'ex ministro della Difesa Gallant è tornato nelle file dell'esercito. A rischiare il posto, secondo la stampa israeliana, ci sarebbero anche il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi e il capo della Shin Bet Ronen Bar. Netanyahu sta distruggendo Israele, solo noi possiamo salvarlo. È uno dei tanti slogan urlato dai cittadini israeliani, che subito dopo l'annuncio si sono riversati in strada per protestare contro il governo Netanyahu. Soltanto a Gerusalemme migliaia di persone hanno circondato la casa del premier definito traditore dai manifestanti. Lo stesso è avvenuto ad Haifa, a Tel Aviv e in altre città. Siamo pronti a bloccare l'economia, hanno fatto sapere dal Business Forum i più ricchi imprenditori israeliani, che a quanto pare non hanno ben accolto l'inaspettato reimpasto di governo. I primi a congratularsi con Donald Trump sono stati Benjamin Netanyahu, Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron, seguiti dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, e dal premier de Fu Bel Paese, Giorgia Meloni. Washington teme il petro yuan. Dopo aver approvato la vendita di un lotto di missili a Riyadh, Washington starebbe trattando un accordo di sicurezza con l'Arabia Saudita, che secondo le agenzie di stampa internazionali escluderebbe il piano di normalizzazione con Israele.
Si tratterebbe di un accordo che l'amministrazione Biden e il principe Bin Salman vorrebbero raggiungere prima del cambio di amministrazione alla Casa Bianca. Il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha non a caso annunciato la scorsa settimana che Riyadh potrebbe procedere con alcuni accordi bilaterali con gli Stati Uniti a patto di escludere Israele. Il consigliere per la sicurezza nazionale saudita, Musaad bin Mohammed al-Aiban, avrebbe così visitato la Casa Bianca incontrando il suo omologo statunitense Jake Sullivan e i consiglieri di Biden, Brett McGurk e Amos Hochstein. L'idea, a quanto pare, sarebbe quella di siglare un accordo che ostacoli il cammino saudita verso i paesi BRICS, fatto che, temono a Washington, priverebbe gli Stati Uniti delle fondamenta su cui si posa la moneta statunitense. La partnership tra Stati Uniti e Arabia Saudita funziona meglio che mai, ha infatti sapere il CEO di Oak Hill, agenzia di consulenza finanziaria specializzata nell'Asia occidentale. Medio Oriente, Arabia Saudita in bilico. Il ministro della difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, e il suo omologo iracheno, Thabet al-Abbasi, hanno firmato lunedì 5 novembre un memorandum d'intesa, volto a rafforzare la cooperazione in campo militare. L'accordo, siglato durante un incontro di alto livello a Riyadh, prevede una maggiore collaborazione su questioni militari e, a quanto pare, intende ridisegnare gli equilibri politici della regione. L'Arabia Saudita è fra i 52 firmatari della richiesta di embargo a Israele inviata all'ONU dalla Turchia, mentre senza vergogna l'inviato israeliano alle Nazioni Unite chiede che i disegni dei bambini che chiedono la pace a Gaza vengano rimossi dal Palazzo di Vetro. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar hanno intanto fatto sapere che non permetteranno a Israele di utilizzare il proprio spazio aereo per ulteriori attacchi contro l'Iran. Hezbollah, nuovi attacchi contro Israele. Mercoledì il movimento di resistenza libanese ha dichiarato di aver lanciato una raffica di missili contro la base militare di Zrifin, vicino all'aeroporto internazionale Ben Gurion, a sud di Tel Aviv. Un razzo sparato dal Libano è anche caduto all'interno dell'aeroporto. L'esercito israeliano ha confermato che 10 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il territorio israeliano. Hezbollah ha inoltre preso di mira un'installazione militare nell'insediamento di Metulla con un razzo guidato. L'impatto ha causato morti e feriti tra i soldati all'interno del complesso. Sono state segnalate vittime anche durante l'attacco ad un carro armato Merkava che ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto. I combattenti di Hezbollah hanno anche lanciato una serie di razzi contro gruppi di soldati israeliani negli insediamenti di Sasa, Kfar Sold e Kiryat Shmona. Inoltre il gruppo di resistenza libanese ha dichiarato di aver colpito diverse caserme sulle alture del Golan occupato, oltre ad una fabbrica di esplosivi ad Hadera, a sud di Haifa. Hezbollah ha promesso di continuare le sue operazioni di rappresaglia finché Israele non cesserà le sue aggressioni contro il Libano e Gaza. Nel frattempo l'esercito israeliano ha effettuato nuovi attacchi contro il Libano, causando la morte e il ferimento di altri civili. Aerei israeliani hanno bombardato un edificio residenziale nella città di Baria, a sud della capitale Beirut, nella tarda serata di martedì, provocando almeno 20 morti e numerosi feriti. Raid aerei hanno colpito anche la città costiera di Yeh, uccidendo una persona e ferendone altre 20. Oltre 3.500 persone sono state uccise nei bombardamenti israeliani sul Libano, di cui quasi due terzi nelle ultime 6 settimane, da quando Israele ha intensificato gli attacchi aerei contro il paese. Bangladesh, un cambio di regime targato Occidente? Una cospirazione per creare uno Stato cristiano nel sud-est asiatico, a cavallo fra India, Myanmar e Bangladesh. Questa è l'ipotesi ventilata a più riprese da Sheikh Hasina, storica leader del governo di Dhaka, fino allo scorso agosto, quando un'ondata di proteste la costrinse ad abbandonare il potere. La premier del Bangladesh aveva infatti denunciato più volte l'esistenza di un piano a lungo termine per fondare una nazione indipendente, facendo leva sulle comunità cristiane della regione. Un progetto del tutto simile a quello di Timor Est,
che nel 2002 ottenne l'indipendenza dall'Indonesia grazie al sostegno internazionale capitanato dagli Stati Uniti. Già prima delle elezioni dello scorso gennaio, Asina aveva denunciato che un agente straniero si sarebbe offerto di aiutarla a ottenere una facile vittoria. In cambio, chiedeva però che il futuro governo approvasse la costruzione di una base militare in Bangladesh. La politica non ha mai rivelato di quale nazione avrebbe dovuto essere quella base, limitandosi a definire il suo interlocutore come un anonimo uomo bianco e sottolineando come quella richiesta era in realtà parte di un piano più ampio che sarebbe dovuto culminare appunto con la creazione di uno Stato cristiano indipendente. Sebbene Asina non sia mai stata esplicita sul ruolo dell'Occidente in questa presunta cospirazione, i fatti accaduti dopo le elezioni di gennaio possono fornire degli indizi su come siano effettivamente andate le cose. Da Londra e Washington sono infatti arrivate pesanti critiche all'operato della coalizione al potere, messa poi in ginocchio da un movimento di protesta portato avanti da giovani studenti che chiedevano l'abolizione di un sistema di quote che favoriva i veterani di guerra nella pubblica amministrazione. Quando la scorsa estate le manifestazioni iniziarono a sfociare nella violenza, gli scontri con le forze dell'ordine causarono la morte di circa 300 persone. E Asina, che era al potere dal 2009, si vide costretta a lasciare in fretta e furia Dhaka, scappando nella vicina India a bordo di un elicottero. Almeno in parte, dunque, il copione ricorda quello delle rivoluzioni colorate storicamente sponsorizzate dall'Occidente in giro per il mondo. A riferirlo non sono solo fonti vicine a quello che fino a poco tempo fa era l'establishment del paese asiatico, ma anche gli alti ufficiali indiani, sospettosi che i recenti movimenti di protesta che stanno sconvolgendo tutta la regione abbiano proprio a che fare con la creazione di uno Stato cristiano indipendente. D'altronde potrebbe non essere una coincidenza che molti degli avversari politici di Asina abbiano trovato casa proprio in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. Si aggiunga a ciò il fatto che durante le proteste della scorsa estate il governo del Bangladesh aveva convocato per consultazioni i rappresentanti diplomatici di ben 13 paesi occidentali, tutti apertamente schierati prima con i manifestanti e poi con il governo interino presieduto dall'attuale primo ministro, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, che, come da copione, per il momento, si è ben guardato dal denunciare cospirazioni internazionali. Enel Ansaldo Leonardo verso il nucleare. Enel, Ansaldo e Leonardo hanno dato il via a uno studio sulla tecnologia nucleare di Teo. Continua la nostra battaglia per la verità, mentre la crisi è entrata in una fase non più umana. Occorre ora liberarci definitivamente dalla manipolazione e manifestare l'etica che ha generato l'uomo. Nell'era del grande tradimento noi siamo liberi e vogliamo continuare a esserlo. Sostieni Casa del Sole TV tramite bonifico o PayPal. Il viaggio interstellare continua.